Allora, quindi vogliamo fare questa dimostrazione per assurdo e facciamo questa operazione. Abbiamo detto di avere le due macchine, la irreversibile e la reversibile. Sappiamo, abbiamo detto che questa prende il calore Q2 alla temperatura T2 e cede il calore Q1 alla temperatura T1 e produce il lavoro W. Allora, facciamo questa operazione. Prendiamo la macchina reversibile che, in quanto reversibile, può operare anche sul ciclo invertito, no? Sappiamo che qualsiasi trasformazione reversibile può essere ripercorsa all'indietro, no? E mi passa esattamente dagli stessi stati che noi abbiamo percorso nel fare un ciclo. Quindi la posso invertire. Notate bene che questo è vero per la macchina reversibile, ma potrebbe non essere vero per la irreversibile, perché se una macchina è irreversibile, cambiando il verso delle trasformazioni non si torna indietro. E invertiamo la macchina reversibile, cioè la facciamo funzionare come una macchina frigorifera. Allora, se prima la macchina prendeva il calore Q2' dalla sorgente a temperatura T2, produceva il lavoro W' e scaricava il calore Q1', adesso noi le facciamo prelevare il calore Q1' con un segno negativo, quindi cambiamo il segno a questo calore dalla sorgente T1, facciamo scaricare il calore Q2' e regoliamo la macchina in maniera tale che il lavoro W' sia esattamente uguale a meno il lavoro W, cioè il lavoro che viene prodotto dalla macchina X viene inserito direttamente nella macchina R, no? Per cui quando io vado a scrivere, diciamo, le relazioni del primo principio, per la macchina X ritrovo la stessa relazione di prima, e cioè che Q1 più Q2 deve essere uguale a W. Per la macchina reversibile che lavora alla rovescia come macchina frigorifera, scusate, qui ho dimenticato un meno, questo è un calore meno Q2', se prima era assorbito, adesso è ceduto alla sorgente a temperatura T2'. Se vado a scrivere il primo principio, avrò che meno Q1' meno Q2', cioè la somma dei calori scambiati, deve essere uguale al lavoro scambiato che è meno W. Prego, c'è una domanda in aula. Sì. Che non era possibile che una macchina prendesse calore da una temperatura minore, dalla temperatura minore Sì. Allora, qua la domanda è, dice prima, nel secondo principio della termodinamica, lei ha detto che non è possibile realizzare una macchina che prende calore da una sorgente a temperatura più bassa e lo manda alla sorgente a temperatura alta. No, io ho detto non è possibile realizzare un processo in cui l'unico risultato sia portare calore da una sorgente a temperatura più bassa a una più alta. Ma guardi qua, la reversibile prende meno Q1' dalla sorgente, ma prende anche il lavoro, no? Questo processo è permesso, cioè io posso, utilizzando il lavoro, soddisfando il primo principio della termodinamica, trasferire calore da una sorgente a temperatura più bassa a una più alta. Questo è un processo permesso. Non sarebbe permesso il processo in cui non c'è questo. La reversibile senza lavoro in ingresso non può fare questa operazione. Allora, quindi ottengo questa seconda relazione e vedete che i segni più si cancellano qui, cioè se io inverto una macchina, la relazione tra lavoro e calori rimane la stessa, cambiano i segni di tutti, ma non cambia niente.
E allora vedete che qui ho un'uguaglianza. Qui ho W qui, e quindi ricavo che la somma di Q1 più Q2 deve essere uguale alla somma di Q1' più Q2'. E questa relazione ce la teniamo per il momento da parte. Adesso, siccome io ho assunto che il rendimento della macchina generica sia maggiore del rendimento della macchina irreversibile, allora quant'è il rendimento della macchina generica? È il lavoro che produce diviso il calore che assorbe, che abbiamo chiamato Q con 2. Ma qual è il rendimento della macchina reversibile quando funziona come motore, cioè quando come funziona in questo modo qui, no? Il rendimento di R è il lavoro prodotto diviso il calore che assorbe, l'abbiamo scritto qui, no? Adesso l'unica cosa è che il lavoro prodotto, siccome W l'ho preso uguale a W', è W. Quindi quale sarebbe il rendimento di questa macchina? Sarebbe W diviso Q2'. Allora, questa relazione che cosa mi direbbe? Mi direbbe che Q2' è più grande di Q con 2. Cioè, se fosse vero che il rendimento della macchina irreversibile è più grande di quello reversibile, allora vorrebbe dire che io sono in queste condizioni qua. Badate bene, questo che cosa significa? Che Q2' è maggiore di Q2? Vuol dire che se le due macchine operano e producono lo stesso lavoro W, supponendo che W' sia uguale a W, allora, che cosa mi dice il risultato che abbiamo ottenuto? Che a parità di lavoro prodotto sarebbe più piccolo il calore prelevato dalla macchina X di quello prelevato dalla macchina R. Cioè la macchina X avrebbe bisogno di prendere meno calore per produrre lo stesso lavoro, perché avrebbe un rendimento più alto. Adesso guardate che cosa succede. Se fossi in queste condizioni, allora avrei che spostando Q2', spostando Q2 da questa parte dell'uguale, avrei che la somma di queste due quantità, anzi fatemelo scrivere diversamente, scusate, cambio il segno. Invece di spostare Q2 sposto Q2', quindi avrei che Q2 meno Q2' sarebbe minore di 0. Cioè otterrei questa relazione qua. Allora, che cosa vuol dire Q2 meno Q2'? Guardiamo bene questo sistema e diciamo, va bene, se io considero questa come una macchina complessiva formata dalle due, chi è Q2 meno Q2'? È il calore che scambia con la sorgente a temperatura T2, no? E quella formuletta mi direbbe che è minore di 0, vuol dire che è un calore che la macchina cede alla sorgente. Cioè la macchina complessiva cederebbe calore alla sorgente a temperatura T2. Adesso guardate bene, se guardo questa relazione che ci siamo messi da parte, questa qui, io posso spostare questo Q2, anzi, posso spostare questo Q2' da questa parte dell'uguale e posso spostare Q1 da questa parte e otterrei che Q2 meno Q2' è uguale a Q1' meno Q1. Ho semplicemente spostato i termini. E questa condizione qui mi dice che questa quantità deve essere minore di 0. Q2 meno Q2' è minore di 0, quindi anche Q1' meno Q1 è minore di 0. Ovvero
vero? Questo mi direbbe che Q1 meno Q1' è maggiore di 0. Ma adesso chi è Q1 meno Q1'? Guardate bene, chi è Q1 meno Q1'? È il calore complessivo che la macchina complessiva scambia con la sorgente a temperatura T1, che viene maggiore di 0. Che vuol dire? Vuol dire che la macchina complessiva assorbe calore dalla temperatura T1, e questo calore è Q1 meno Q1', lo passa alla temperatura sorgente, alla sorgente a temperatura superiore, e non scambia calore con l'esterno. La macchina complessiva scambia calore solo all'interno, ma non con l'ambiente esterno, no? Quindi questa sarebbe una macchina che opererebbe tra le due sorgenti T2 T1. La macchina complessiva prenderebbe qui Q1 meno Q1', scaricherebbe qui Q2', aspettate, no, Q2 meno Q2', meno Q2', e vedete che queste due quantità qui, queste due quantità, sono uguali ed opposte, lo vediamo da questa condizione qui. Cioè, questa differenza è uguale a questa, ma io ho cambiato segno qua dentro, quindi è uguale a meno questa. Quindi il calore assorbito dalla sorgente a temperatura di 1 è in modulo uguale al calore che c'è dalla sorgente a temperatura di 2. E quindi una macchina di questo genere viola Excel non lo volevamo. Una macchina di questo genere viola Clausius. D'accordo? Allora, questo che vuol dire? Vuol dire che il rendimento della macchina generica che noi abbiamo assunto maggiore del rendimento della macchina reversibile non può essere maggiore della macchina reversibile. Ovvero, il rendimento di una generica macchina è sempre minore o uguale del rendimento della macchina reversibile che opera tra le due stesse temperature. Ok? Cioè che una macchina a ciclo irreversibile non può avere rendimento, diciamo, maggiore di quello della macchina reversibile. Adesso, e non facciamo la dimostrazione, non la fa neanche il libro, no? Dovete, noi abbiamo fatto la dimostrazione prendendo in considerazione due macchine, una irreversibile e una irreversibile, e abbiamo invertito questa reversibile, l'abbiamo fatta funzionare alla rovescia. Adesso, se io avessi avuto due macchine reversibili e avessi invertito questo di ciclo, avrei potuto fare esattamente la stessa dimostrazione e avrei fatto vedere, potrei invertire una o potrei invertire l'altra, no? E avrei potuto dimostrare i due assurdi nelle due direzioni. Cioè avrei potuto dire, se questa è una reversibile 1 e questa è una reversibile 2, avrei trovato che il rendimento della macchina reversibile 1 deve essere minore o uguale di quello della R2. Invertendo l'altra avrei trovato che NR2 deve essere minore o uguale di NR1. Allora, come posso conciliare queste due condizioni? L'unico caso per cui queste due siano entrambe soddisfatte è il caso dell'uguale. Cioè, se considero due macchine reversibili, che trovo? Che se ho due macchine reversibili, che operano tra due sorgenti alle stesse
temperature hanno sempre lo stesso rendimento. Hanno sempre lo stesso rendimento. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando io scrivo che il rendimento di una macchina generica è minore del rendimento della, uguale del rendimento della macchina reversibile che opera tra le due stesse temperature, che cosa intendo? Intendo che è minore se X è irreversibile, cioè se la macchina è irreversibile il rendimento è minore, ed è uguale se la macchina generica è reversibile. Cioè l'uguale vale nel caso in cui X sia reversibile. D'accordo? Quindi questo, diciamo, è uno strumento molto potente perché ci dice stai attento, se tu hai una macchina reversibile, tu più del rendimento della macchina reversibile che opera tra due stesse temperature non puoi raggiungere. D'accordo? In particolare ci dice una cosa importante, che io la conosco almeno una macchina reversibile che ho fatto in dettaglio che opera tra due temperature. Quale macchina ho fatto? Conosco un ciclo motore reversibile. E qual è? È il ciclo di Carnot. Cioè ho studiato in dettaglio qual è il rendimento del ciclo di Carnot. E quanto mi veniva il rendimento del ciclo di Carnot? Uno meno il rapporto tra le temperature delle due sorgenti, no? Noi abbiamo scritto 1 meno la temperatura fredda diviso la temperatura calda. Cioè, per il ciclo di Carnot, che è un ciclo reversibile, questo è il rendimento. No? Ma il teorema di Carnot che mi dice, guarda, che tutte le macchine reversibili che operano tra le stesse due temperature avranno lo stesso rendimento. Ok? Quindi è il rendimento di tutte le macchine reversibili che operano tra le stesse temperature. Quindi il teorema di Carnot quindi ha due risultati: il rendimento della macchina reversibile è sempre minore o uguale di quella minore di quello reversibile, e tutte le macchine reversibili hanno lo stesso rendimento uguale a quello della macchina di Carnot. Ok? Adesso ci fermiamo e facciamo un esercizio. E però l'ultima cosa che voglio dire è che noi abbiamo fatto il caso di macchine che scambino calore tra due sorgenti, no? Ma questo non è il caso generale, no? Il caso generale è quello di macchine che scambino calore con tante sorgenti, a temperatura T1, T con 2, T con I, T con N, dove gli scambi di calore possono avvenire con tutte queste sorgenti. No? Il caso di due sorgenti è solo il caso più semplice possibile che io posso immaginare.
D'accordo? Allora, quindi noi quello che adesso abbiamo tirato fuori per questo caso qui, e cioè che il rendimento di macchine reversibili e reversibili è in legame con quella disuguaglianza, lo dobbiamo estendere al caso generale. Questo si fa col teorema di Clausius e lo facciamo domani. Quindi l'estensione la facciamo domani. Quindi più di due sorgenti Clausius. E questo porta alla definizione di entropia. Quindi ci arriveremo domani con calma. Allora, ci sono domande su quello che abbiamo detto oggi? Quindi, riassumendo, vale il secondo principio della termodinamica? Non c'è molto da capire. Poi vi studiate le due dimostrazioni che uno è equivalente all'altro e va bene. Il secondo principio della termodinamica si, diciamo, quantifica con il teorema di Carnot che riguarda i rendimenti delle macchine. D'accordo? Allora, questo che vuol dire? Che se io ho un motore, no? Un motore termico che preleva calore da una sorgente a temperatura T2 e produce lavoro, no? E questo motore è, diciamo, un motore irreversibile, come il motore a scoppio che abbiamo noi della nostra macchina, il rendimento che presenterà questo motore è sicuramente minore del rendimento della macchina di Carnot che opera tra le due stesse temperature, no? In un motore a scoppio la temperatura T2 in sostanza che è la temperatura del gas che viene generato dalla scintilla, dall'esplosione. La temperatura T1 è la temperatura ambiente a cui io scarico i gas. Questa temperatura tipicamente è dell'ordine della temperatura ambiente, quindi è 300 Kelvin. La temperatura di esplosione del gas sarà, quanto vogliamo mettere, 400 gradi all'incirca? Quindi è dell'ordine di 700 Kelvin, più o meno. Vuol dire che questo rendimento è minore di 1 meno 300 diviso 700, e quindi 1 meno 3 settimi. 1 meno 3 settimi fa 4 settimi, che è circa 4 settimi, quanto sarà? Un settimo sarà 0. Quindi sicuramente il mio motore ha un rendimento più basso del rendimento della macchina di Carnot. Adesso, quanto più basso? E devo andare a fare il calcolo dei calori scambiati e dei lavori scambiati, però sicuramente questo mi dà un limite superiore. E sicuramente questo blocca qualsiasi persona che voglia dire io voglio fare il motore perpetuo, cioè quello che produce a un rendimento del 100%. Cioè il motore perpetuo non esiste perché comunque anche se la macchina lavorasse reversibilmente il suo rendimento è fissato da quelle due temperature. Siccome a T1 uguale a 0 non ci posso arrivare, il rendimento al 100 non lo posso portare. Ok? Allora, fermiamoci qui e facciamo un esercizio. L'esame è del
11 settembre 2018. Quali erano gli esami che ci stanno? Sono solo quelli sul sito sbaglio. Sì. Allora, N moli di gas ideale monoatomico. Compiono il ciclo reversibile mostrato in figura. Si ha che VB è uguale 4 volte VA, VC è uguale 5 volte VA, la pressione di C è uguale alla pressione di A e la pressione di B è 2 volte la pressione dello stato A. Si vuole sapere il rendimento del ciclo. Quanto vale il rendimento di questo ciclo? Allora, come posso pensare di fare questo esercizio? Posso trovare il lavoro con il triangolo? Benissimo. Dall'esterno ci danno questa indicazione che va bene. Perché mi viene da trovare il lavoro con il triangolo? Perché ogni volta che vedo una figura geometrica, io so che so calcolare in maniera semplice l'area all'interno di questa figura. E so che l'area all'interno della figura è il lavoro prodotto nel ciclo. Allora, io potrei dire il rendimento è il lavoro diviso il calore assorbito, oppure è 1 meno il modulo del calore ceduto nel ciclo diviso il calore assorbito nel ciclo. Potrei usare queste due formule, una di queste due, ma è chiaro che qui, siccome il lavoro lo calcolo molto semplicemente, mi conviene partire da lì. Allora, quindi mi conviene subito calcolarmi il lavoro del ciclo. Adesso, quindi il lavoro del ciclo, chi è? È l'area del triangolo. E l'area del triangolo la calcolo come base per altezza, diviso 2. Quindi devo calcolarmi quanto vale questa altezza, moltiplicare, quindi questa sarà l'altezza, moltiplicare per la base per questa e dividere per 2. Quindi avrò 1/2. Chi è la base? La base di questo triangolo è la differenza tra il volume di C e il volume di A. Quindi è volume di C meno il volume di A. Chi è l'altezza di questo triangolo? L'altezza di questo triangolo è questa qui. È la differenza tra la pressione di B e la pressione di A. Pressione di B meno pressione di A. E quindi ho 1/2, sostituisco le condizioni che mi dà il problema, mi dice guarda che il volume di C è 5 volte il volume di A, quindi ho 5 V con A meno V con A, e poi mi dice, guarda, la pressione di B è 2 volte la pressione di A. Quindi ottengo questa quantità qui. E quindi mi viene 1/2 per 4 volte il volume di A per la pressione di A, quindi 2 volte di A V con A. 2 volte P con A V con A, qui posso usare l'equazione di stato dei gas ideali, il prodotto PV in uno stato è uguale a NR per la temperatura. Quindi questa è 2 volte
il numero di moli per la costante di gas per la temperatura dello stato A. Allora, a questo punto posso entrare nel panico. Perché posso entrare nel panico? Perché posso dire, ah vabbè, però io la temperatura non ce l'ho, no? La temperatura dello stato A non ce l'ho, e quindi io come faccio a calcolare questo lavoro? Allora, ricordatevi sempre che qui vi viene chiesto non di calcolare il lavoro nel ciclo, ma vi viene chiesto di calcolarvi il rendimento, no? Allora, io intanto questo W ce l'ho in funzione di T con A. Poi, quando vado a studiare il calore assorbito, può darsi che anche il calore assorbito mi venga in funzione di T con A e che T con A si semplifichi, no? Quindi, prima di panicare, scrivo le cose su carta, no? Quindi, intanto il lavoro l'ho calcolato. Ora mi serve il calore assorbito, no? E qui ciò... devo capire un pochino. Secondo voi, dove assorbo calore? In quale di queste trasformazioni posso assorbire calore? Allora, qui mi dicono in aula che secondo loro il calore assorbito nella trasformazione AB è maggiore di zero, no? Quindi va bene, adesso ce l'andiamo a calcolare. È solo lì che assorbo calore? È chiaro che tra AB devo assorbire calore perché il volume aumenta, la pressione aumenta, quindi il prodotto pressione-volume aumenta, quindi la temperatura aumenta e quindi sicuramente se la temperatura aumenta assorbo calore, non c'è dubbio. Adesso la domanda è, il calore sulla BC è assorbito o ceduto? Boh, non lo so. No? È maggiore o minore di zero? Non lo so, perché qui il volume aumenta andando da B a C, ma la pressione diminuisce. E che ne so, magari la temperatura diminuisce, non lo sappiamo, no? O aumenta, potrebbe anche aumentare. Adesso io questo disegno ve l'ho fatto così sulla lavagna, ma le proporzioni potrebbero non essere giuste, no? Potrebbero trarre in inganno. Quindi devo andare a vedere. Qui non posso permettermi di bluffare, devo andare a vedere. Adesso sulla trasformazione CA, il calore com'è? È un'isobara, l'isobara le conosco, no? Se il volume diminuisce, il calore è ceduto. Quindi il calore sulla CA è sicuramente minore di zero. Quindi io sicuramente mi devo calcolare questo perché mi serve. Di questo devo controllare, no? E questo qui non mi serve perché è calore ceduto, cioè nella mia espressione del rendimento non entra. Allora comincio da Q a B, no? Adesso Q a B, come faccio a calcolarmi Q a B? E qui... E che cavolo, professore, io il calore lo so calcolare sulle isoterme, sulle isobare, sulle isocore. Oh, qui in aula mi dicono primo principio, perfetto. Cioè, questa non è una trasformazione di quelle su cui io, da AB, su cui so calcolare il calore con una formulina, però so che vale il primo principio. E cioè so che sulla trasformazione AB la variazione di energia interna è sempre uguale al calore che scambio meno il lavoro che scambio. Vale sempre questo, ovvero che il calore che scambio sulla trasformazione può essere calcolato come sommando la variazione di energia interna più il lavoro prodotto sulla trasformazione AB. Siamo? E allora adesso? No! E allora adesso?
la variazione di energia interna quando io vado dallo stato A allo stato B? Uso l'espressione dell'energia interna, è il numero di moli per il calore specifico a volume costante per la temperatura dello stato B meno la temperatura dello stato A. E uno dice, ma porca miseria, ma vedi, prima non c'avevo TA, adesso non c'ho manco TB, no? Però, più, quant'è il lavoro che produco sulla trasformazione AB in questo disegno? Da che cosa è dato? Uno di voi in aula mi dice l'aula del trapezio, l'area del trapezio, e qui non mi devo sbagliare. Perché mi potrei sbagliare. Chi è il lavoro sulla trasformazione AB? È l'area sotto la curva che va da AB, quindi è tutta l'area fino alla base dell'asse. Adesso attenzione, perché uno si potrebbe sbagliare, perché prima ha calcolato l'area del triangolo, no? Potrebbe sbagliarsi, potrebbe dire chi è il lavoro sull'AB? È solo questo pezzettino qua di triangolo, no? Ci devo mettere anche il sotto, capito? Perché il pezzettino di triangolo è un pezzo di ciclo. Invece io sto guardando la trasformazione da A a B, no? Solo questa. Allora, chi è il lavoro quindi? È l'area di questo trapezio. E l'area di questo trapezio è base maggiore più base minore per altezza diviso 2, no? Allora, chi è la base maggiore? È la pressione di B. Chi è la base minore? È la pressione di A. Chi è l'altezza e la differenza tra i volumi B e volumi di A? E quindi potrò scrivere che questo lavoro è un mezzo, base maggiore più base minore per V con B meno V con A, l'altezza. Ok? Quindi ottengo questa relazione qui, che diventa NCV TB meno TA più un mezzo, le pressioni sono 3 volte la pressione di A, la differenza dei volumi è 3 volte il volume di A, perché mi pare che VB fosse 4 volte VA, se non sbaglio. Sì. E quindi ottengo questa relazione. Questo è uguale NCV TB meno TA più un mezzo, anzi più 9 mezzi P con A, V con A. Ovvero NCV TB meno TA più 9 mezzi NR, la temperatura dello stato A. Adesso, dove voglio arrivare, dove vorrei arrivare io? Ad avere un'espressione solo di T con A, perché quando vado a calcolare il rendimento, T con A si semplificherà. Cos'è che mi disturba? Questa. Ma io ce l'ho una relazione tra temperatura di A e temperatura di B? Ce l'ho? La posso trovare? Io so che le pressioni e i volumi degli stati A e B sono in relazione tra di loro, no? Cioè, se io mi vado a scrivere la temperatura dello stato B, anzi, diciamo così, per lo stato B, che cosa posso scrivere? Che la sua pressione per il suo volume è uguale a nr volte la sua temperatura. Quindi la temperatura dello stato B è uguale alla pressione dello stato B diviso il volume diviso nr. Ma la pressione dello stato B è 2 volte la pressione dello stato A. Il volume dello stato B è 4 volte il volume dello stato A. E quindi riesco a riscrivere questo come 8 PA V con A diviso nr. Ma P con A, V con A è NRTA, quindi questo è 8 volte T con A.
cioè la temperatura dello stato B è 8 volte la temperatura dello stato A. Quindi qui io posso scrivere NCV 8TA meno TA più 9 mezzi NR T con A uguale N. Il gas è monatomico e quindi il calore specifico è 3 mezzi R. Questo è 7 T con A più 9 mezzi NR T con A. E quindi trovo 3 per 7, 21. 21 mezzi NR T con A più 9 mezzi NR T con A sono 30 mezzi. E quindi mi viene 15 NR T con A. Cioè il calore assorbito nella trasformazione AB è 15 volte il numero di moli della costante dei gas per la temperatura dello stato iniziale. D'accordo? Adesso mi rimane questa incertezza. Quindi ho calcolato questa quantità. Mi rimane questa incertezza qui. Che faccio? Rifaccio esattamente lo stesso calcolo che ho fatto tra lo stato B e lo stato C, cioè dico il calore scambiato sulla BC è delta UBC più il lavoro su BC. Mi vado a fare i conti e se mi faccio i conti scopro Allora, tutto dipende dal fatto che ho dimenticato di cambiare lavagna nell'intervallo. Se mi vado a fare sulla trasformazione BC quanto lavoro e scambio sulla BC e lo calcolo alla stessa maniera, fate i conti voi, questo mi viene minore di zero, cioè il calore è ceduto. Allora, quando vado a calcolare il rendimento, non lo devo mettere dentro questo calore. Quindi nel rendimento non lo metto. Allora, alla fine, il mio rendimento chi è? Il rendimento è il lavoro che produco diviso il calore che assorbo. Il calore lo assorbo solo nella AB. Il lavoro che producevo, non me lo ricordo, qualcuno mi dice quant'era? 2 mR per TA, il calore scambiato qui era 15 nR T con A e mi passa il panico perché il numero di moli va via, la temperatura di A va via, R l'avrei saputo ma non mi serve e quindi mi viene 2 quindicesimi. E questo rendimento è pari a 13? 13% allora, però attenzione, se i valori di pressioni e volumi non fossero stati dati esattamente da queste grandezze qui, ma fossero state diverse, magari questo stato C invece di essere qui era in qualche posizione qua, anzi, no, così no, potrebbe essere, scusate, potrebbe essere qualche stato qua giù, potrebbe essere che il calore lungo la BC sia un calore assorbito. In particolare, se la temperatura di questo stato è maggiore della temperatura a cui si trova lo stato B, quindi potrebbe essere. Quindi il calcolo
lo devo fare per vedere, no? Vabbè, all'esame, se non ho tempo, c'è un 50% di possibilità, quindi no. Però in questo caso io sul foglio lo scrivo, ah, professore, mi è finito il tempo, no? Questo me lo dovrei calcolare così, 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 ma non c'ho spazio nel foglio, non lo faccio e tiro a sorte, dico che è ceduto. Se vi va bene, vi va bene. Se vi va male, almeno vi siete giustificati. D'accordo? Prof, Allora, prego. ma io non potrei velocemente calcolare la temperatura in C in termini di T con A come ho fatto in B e vedo se è maggiore o minore di T con B. Sì, è la stessa cosa, di fatto io l'ho fatto per focalizzarvi l'attenzione su questo punto del calore scambiato, però di fatto è quello che io ho fatto qui in rosso, lo vede? No, non in rosso, qui. Sì, quando andrò a fare questa, no, quando andrò a fare questo calcolo qui, dovrò ripetere questo calcolo che ho fatto in rosso e troverò che la temperatura è più bassa e che quindi il calore, diciamo, è negativo, quindi è ceduto. Sì, certo. Va bene? Allora, con questo ci fermiamo per oggi e domani continuiamo. Arrivederci. Grazie.